Sì, contro la Juve stabile la Cittadella ha interrotto la serie di 5 sconfitte consecutive, ma la classifica rimane preoccupante con la squadra di Foscarini che continua a segnare pochissimo, mentre è la terza peggior difesa del campionato. Novara che contro la Regina ha chiuso un trist di partite perse e con Aglietti in panchina la squadra sembra aver ritrovato l'equilibrio. Per le due squadre quella di oggi è una partita che può davvero dire molto. La vittoria della Cittadella trascinerebbe il Novara nella zona caldissima della classifica. Foscarini mette in campo il 4-3-1-2 con Di Gennaro in porta, Deleide, Gasparetto, Scaglia, Alborno in difesa, Paolucci, Rigone, Gidai a centrocampo, Surraco dietro la coppia Perez e Coraldi. Aglietti risponde con il 4-3-3 con Kosic che tra i pali. La difesa è composta da Crescenzi, Perticoni, Vicari e Lambrughi, Laner, Buzzegoli e Faragò a centrocampo, Sansovini, Rubino e Lazzari in avanti, arbitra Mariani di Aprilia. Gli assistenti sono Citro e Tolfo. 7 gradi, pioggia intensa e c'è anche un forte vento trasversale rispetto al terreno di gioco che ovviamente è appesantito. Scarsissimo il pubblico, nonostante i biglietti ad 1 euro, 1 migliaio di spettatori. Sugli spalti ci saranno anche una 50ina di tifosi arrivati da Novara. Lì allo studio. Il Siena riesce a pungere. Scusami, rigore per il Cittadella, terra sul Racco, messo giù da Kosicki. Chiederò la linea quando tutto sarà pronto. Un po' confusa soprattutto. Scusami, è pronto, Coraldi a battere questo rigore. Siamo al 27esimo minuto. È stato anche ammonito il portiere del Novara, Kosicki. Pronto Coraldi, l'arbitro fa segno ai giocatori di rimanere fuori dall'area. Il fischio dell'arbitro, parte Coraldi che calcerà con il piede destro, la palla in rete, il gol di Coraldi. Quindi Cittadella 1 Novara 0. A te. Qui siamo al 31esimo, è cambiato il risultato, Cittadella 1 Novara 0, ma adesso c'è un rigore per il Novara, il fallo di Gasparetto in mezzo all'area, posizione decentrata, una trattenuta mi è parsa ai danni di un difensore che del Novara. Comunque il rigore in precedenza, devo ancora raccontare il rigore invece per il Cittadella. Gasparetto aveva provato la botta da fuori, la palla ribattuta da Kosic che è arrivato sul Racco che ha toccato il pallone ed è stato messo giù dal portiere del Novara. Rigore, ammonizione per l'estremo novarese, poi Coraldi ha messo in porta. Adesso subito la reazione del Novara che è andata, si è concretizzata con questo calcio di rigore per per la squadra ospite. C'è stata una trattenuta di Gasparetto, adesso mi sembra Sansovini sul dischetto del rigore pronto a calciare. Tengo la linea perché tutto è pronto anche in questa occasione. L'arbitro ancora una volta fa segno ai giocatori di rimanere fuori dall'area, a parte Sansovini con il sinistro e la palla in rete. 1-1 il pareggio al 32esimo, Cittadella 1 Novara 1. Lì nello studio. Un altro rigore per il Novara, un altro rigore per il Novara, questa volta Di Gennaro ha messo giù Lazzari e quindi un altro, il terzo rigore della partita, tra pochi secondi, anzi è già tutto pronto mi sembra di capire che Sansovini. Dicevo è quasi tutto pronto, posso anche tenere la linea. Sansovini ancora lui sul dischetto del rigore, c'è stato un lancio lungo per Lazzari, l'uscita fuori tempo di Gennaro che ha toccato il giocatore del Novara, l'ha messo giù, mi è parso anche abbastanza netto questo rigore. Il pronto Sansovini, ancora l'arbitro fa segno ai giocatori di rimanere fuori dall'area, il fischio, adesso parte il giocatore del Novara, identico il calcio di rigore, ancora in gol, quindi Cittadella 1 Novara 2 al 34esimo. Ci mandiamo a Cittadella fino al termine. Sì, una punizione pochi centimetri fuori dall'area del Novara, è l'ultima, probabilmente l'ultima occasione per il Cittadella che si è lamentato moltissimo per una trattenuta in area ai danni di Djuric, l'arbitro ha fatto segno proseguire, adesso questa punizione, sono pronti Surraco e dietro a lui Alborno pronti a tirare, c'è una barriera, sono tutti nell'area del Novara e quindi davvero potrebbe essere l'ultima occasione. Il tiro di Surraco e gol, il pareggio, la palla è filtrata tra la barriera, è finita in gol davvero al 49esimo, mancano 5 secondi alla fine dei 4 minuti di recupero ed è arrivato il pareggio all'ultima opportunità. Il Cittadella riapre, così si può dire, la sua stagione, perché una sconfitta in casa sarebbe stata davvero davvero molto molto negativa
cattiva per la squadra di Foscarini. Questa punizione di Surraco ha messo la situazione di nuovo sul pareggio. Certo che da quando è entrato Djuric in questa squadra sono cambiate le cose. Davvero importante l'ingresso del centravanti ex Trapani, ancora pronto per ripartire. Sono finiti anche i 4 minuti di recupero, 4 minuti e mezzo. L'arbitro fischia infatti la fine. Cittadella Novara 2-2. Linea allo studio.